È stato siglato ieri sera il contratto di fiume e di costa denominato Valli del Tirreno tra i comuni di San Filippo del Mela, ente capofila, e quelli aderenti ricadenti nei bacini dei torrenti che attraversano i rispettivi territori di Barcellona, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Terme Vigliatore, Gualtieri Sicaminò, Castro Reale, Rodin Milici, Fondaghelli Fantina, Merì, Mazzarrà Sant'Andrea, Novara di Sicilia, Falcone, Oliveri, Basicò, Condrò, Furnari, Montalbano, Elicona e Tripi. Si tratta di uno start ad uno strumento che consente la gestione coordinata degli interventi dei diversi soggetti istituzionali coinvolti, razionalizzandone l'impiego della spesa pubblica e privata sul territorio di riferimento. Gli interventi da eseguire non sono solo quelli relativi alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, ma anche quelli relativi all'inquinamento dei suoli, delle acque e dell'aria, con l'attivazione di nuove politiche agricole basate sulla green economy e la fruibilità turistica e ambientale dei siti, oltre all'uso sostenibile delle risorse idriche e alla valorizzazione del territorio e della storia di tutta l'area, con interventi che ne esaltino anche le rilevanze storiche, paesaggistiche e naturalistiche proprie dei luoghi e lo sviluppo socio-economico sostenibile. Come Comune di San Filippo del Mela esprimiamo la massima soddisfazione per questo evento che oggi si è tenuto nell'aula consiliare. Assieme a 20 enti locali, a 20 comuni che vanno da Condrò a Oliveri, passando anche per l'area marina protetta di Milazzo, abbiamo scritto la premessa di un importante libro dal titolo Contratti di fiume e di costa Valli del Tirreno. È uno strumento di pianificazione territoriale che ci consentirà, attraverso il coinvolgimento delle associazioni che sono state promotrici di questa iniziativa e della cittadinanza di questo ampio bacino di oltre 110.000 abitanti, di programmare, realizzare delle iniziative di bonifica del territorio, soprattutto con riferimento ai bacini idrici, quindi ai torrenti, ma non solo. Quindi attenzione particolare al dissesto idrogeologico, alla tenuta dei torrenti e a una prospettiva di sviluppo strategico territoriale che vedrà finalmente insieme le amministrazioni del territorio. È una buona premessa, come dicevo, adesso dovremo intensificare gli sforzi per cercare di realizzare presto iniziative concrete per essere pronti da qui a qualche tempo a presentare i progetti e partecipare a vari bandi per sfruttare le opportunità che a livello europeo e nazionale ci verranno offerti.